Salve ragazzi, vi spiegheremo oggi il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Iniziamo dal minimo comune multiplo, che quel è il più semplice. Allora, 8. Prendiamo l'8, il 16 e l'81. Allora, l'8 è uguale a 2 alla terza. Il 16 è uguale a 2 alla quarta. E l'81 no, è uguale a 3 alla quarta. Che è il minimo comune multiplo, lo prenderemo i numeri maggiori, che sarà il 2 alla quarta e il 3 alla quarta, poi le moltiplicheremo e diventa 1296. Per il massimo comune divisore è diverso, perché mi ricordo che si doveva prendere dei numeri piccoli, i minori. Quindi prenderemo 2 alla terza, poi ho preso l'81 per il 3, ma l'ho reso più minore, quindi così farà 8. Allora, che farà 24? Ignorato questo 6, ecco un 24. Se sbaglio, ditemi nei commenti se ho sbagliato, ok? Comunque, qui mi ricordo che nel massimo comune divisore, nelle regole, mi ricordo che si prende il numero più piccolo, mentre nel minimo comune multiplo, mi ricordo che si prende dei numeri maggiori. Allora, questo è tutto per oggi. Iscrivetevi, lasciate like e se non vi sto antipatico, condividete questo video ai vostri amici, prof e altri. Spero che vi sia piaciuto questo video. Allora, ci salutiamo. Ok. Ciao.